Prestazione da incorniciare per l'Aglianese, che ha battuto meritatamente il quotato Gavorrano, lo ha superato in classifica, ha allungato la serie positiva, arrivata a 9 turni contrassegnati da 3 vittorie e 6 pareggi, e si è ulteriormente allontanata dalla zona playoff. Gli spareggi salvezza ora sono distanti ben 5 punti. Determinata, ben messa in campo, attenta in difesa, pericolosa in attacco. La squadra, ottimamente diretta da Francesco Colombini, ha sfiancato gli avversari per 75 minuti come fosse un match di pugilato e poi in 3 minuti ha sferrato 2 colpi da KO firmati dal subentrato Nieri e da Ballardini, entrambi serviti al bacio da Emanuele Malotti, MVP dell'incontro. L'unico neo dei nero-verdi, padroni del campo per quasi tutta la gara, è quello di non aver concretizzato prima la gran mole di lavoro fatta e le numerose occasioni da gol prodotte, anche sotto forma di situazioni favorevoli, sprecate per mancanza dell'ultimo passaggio. Stavolta però Di Vito e compagni non si sono persi d'animo, ma hanno continuato a punzecchiare gli avversari fino ad averne ragione. Avevamo di fronte un avversario di tutto rispetto, un avversario che all'inizio, non scordiamoci, che era stato costruito per vincere. E noi abbiamo mantenuto bene il campo, abbiamo concesso poco, sapevamo che loro potevano soffrire le ripartenze, le palle dietro alle spalle dei difensori, e secondo me nell'ultima mezz'ora l'abbiamo fatto molto bene. Questa striscia lunga positiva che significa? Significa che ora siamo sgombri di testa, che quando andiamo in campo ci divertiamo, siamo tutti uniti, abbiamo tutti insieme un obiettivo e bisogna continuare a portarlo avanti. Pian pianino, secondo me, si sta costruendo veramente un bel gruppo. La squadra dei mister indiani invece, dopo aver iniziato con il piede giusto e con un pressing alto sui portatori di palla locali, si è pian piano spenta, finendo con l'essere troppo rinunciataria, sbagliando molto in fase difensiva. Equilibrata fino al gol del vantaggio loro, poi il secondo ci ha ammazzato praticamente, dopo non c'è stata più partita. Siamo mancati nella reazione dopo lo svantaggio. Fino ad allora era una partita equilibrata, però è chiaro, quando fai un errore messo il primo gol, prendi un controgioco, un'inferiorità numerica o la palla in possesso te, è difficile. Un pochino meglio il primo tempo del secondo. Sì. Al di là dei gol. Sì, il primo tempo meglio, però non riusciamo a concretizzare. È il leitmotiv di tutta l'annata. E poi facciamo un errore o me, come sul primo gol, è difficile rimediare.